Per fare la divisione usiamo la tecnica canadese, cioè una sequenza, una successione di sottrazioni del divisore. Allora Nicola, se vuoi calcolare 9 diviso 2, devi contare quante volte riesci a togliere il 2 dal 9. 1, 2, 3, 4, risultato è 4, resto di 1. Allora Emma, tu mi fai 17 diviso 3. Tolgo 3, tolgo 3, tolgo 3, tolgo 3 e tolgo 3. Il risultato è 5, rimane 2. Con la stessa tecnica si possono fare anche divisioni più complesse. Ad esempio facciamo un 9, un 97 diviso 4. Allora 4 per 10, 40. Quindi tolgo 40 e registro 10. Tolgo ancora 40 e registro 10. 4 per 4 16, quindi tolgo 16 e registro 4. E il risultato è 24 con resto 1. Benissimo. E se io ti chiedessi di fare 746 diviso 6? 746 diviso 6. Allora, 6 per 100 fa 600, tolgo 100 e registro 100, tolgo 120. Che perché 120? Perché 6 per 20. Ok, e registri? Registro 20. E 6 per 4 fa 24, quindi tolgo 24 e registro 4 e il risultato è 124 con il resto di 2. Benissimo.